Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi ragazzi alleniamo le braccia con degli elastici. Esatto. Se volete dare un pump veramente possente alle vostre braccia, seguiteci perché faremo il workout insieme a voi. Quindi ragazzi non vi resta che prendere un elastico, quello leggero va benissimo, l'ho trovato alla Decathlon, costa 9 euro, veramente poco, super economico. Vi basta questo e vi assicuriamo che le braccia diventeranno in fiamme, diventeranno enormi, enormi, e si fa in 10 minuti, quindi in 10 minuti non avete scuse, ci siamo noi che facciamo il workout insieme. Semplicemente prendete il vostro telefono, lo mettete là, già col timer, già, non vi serve neanche l'orologio, perché l'orologio lo facciamo noi. Esatto. E in più, se vi piacciono i nostri workout, potete iscrivervi alla nostra community. Qua sotto trovate il link. Voi, iscrivendovi gratuitamente, riceverete ogni settimana dei workout, delle diete, tutorial, delle ricette, ma soprattutto avrete un sacco di vantaggi, perché avrete degli sconti sullo shop, avrete la prelazione sui nostri workshop, quindi avete un sacco di vantaggi, tutto gratuitamente, vi basterà solamente lasciare la vostra mail qua sotto. Che dire, andate, provate a farlo e niente, direi che possiamo partire così. Sì, voi. Dai, iniziamo, dai. Bene ragazzi, ci siamo, cominciamo con la nostra routine. Che è il primo esercizio, allora. Ad lavorare con i bicipiti in piedi dei carri. Facciamo partire qui i nostri 10 secondi di warm up. Elastico, lo prendiamo così, chiaramente più lo prendete in basso, più risulterà difficile l'esercizio. Esatto. Ok, via. Boh, la prima la sentirete anche facile, ma non vi preoccupate perché... metterà davvero un ottimo pump questo, questo circuito. Anche per quello abbiamo scelto l'elastico leggero. Sì, non fa dei fenomeni perché vi assicuro che lo sentirete. Perché stiamo lavorando a tempo, quindi non a colpi. Il lavoro a tempo è diverso rispetto a quello a colpi. Ok, adesso Ander, che praticamente è uguale, andiamo a semplicemente avere una presa. Così. Ci siamo, ragazzi. Posizionatevi e siamo pronti. Spongi, vai. Forza. Sentite le vostre braccia bruciare, il vostro pump. Let's go. Non molliamo. Senti ragazzi. Sì. Comincia a sentire il pump. Forza. Però che il pump alle braccia è veramente fantastico. Non molliamo. Anche perché più tiriamo e più elastico tira. Quando si va in alto si tira di più. Tricep extension, quindi ora corpo libero, libero, molto semplice, mettiamo a terra e andiamo a fare i nostri tricep extension. Via. Respiriamo, mi raccomando, e andiamo. Contraete bene anche l'addome. E andate. Questo sentite. È un ottimo esercizio. Sì. I vostri tricipiti a corpo libero. Penso sia uno dei migliori. Sì. In assoluto. Se non riuscite a farlo, non lo fate sul ginocchio. Esatto. Ora andiamo a fare push down sul collo. Push down e andiamo a tirare giù il collo o schiena anche, volendo. Sì. La schiena forse è un po' più difficile, così, e andiamo a tirare verso il basso, in questo modo. O così anche, sì. Questo basso è più lungo, lo so, il collo meglio. Ma aspetta, io ti ho detto. Così, posso tutto. Sì. Veramente posso. Forza, sentite anche il tricipite spremere, mi raccomando, spremere i vostri tricipiti più che potete, come dei limoni. Mi raccomando. Ok, adesso mi raccomando, sdraiamoci a terra. Ok, e andiamo a fare i nostri carri. No, metti di lato. Ok, diciamo di lato, così. Ma questa volta andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 e teniamo.
1, 2, 3, 4, 5, ancora. 1, 2, 3, 4, 5 e tengo. 1, 2, 3, 4 e 5, ancora. 1, 2, 3, 4, 5 e teniamo. Pausa, pausa. Ok, ok. Poi abbiamo mani. Rimaniamo nella stessa posizione e cambiamo solo la presa. Quindi presa così sì. E andiamo a tirare in questo modo. Sì. Let's go. Ovviamente adesso normale. E più siete alti e più siete fregati. Esatto. La vostra altezza influirà. Vai. Let's go. Anche qua se non fate rep perfette, cercate di farle più che potete per sentire il palco. Forza. Vi assicuro che il pump funziona. Lo vogliamo. Funziona davvero. Questo è un ottimo modo per sostituire i pesi in parte. Dai. Ok. Pausa. Andiamo a fare diamond push up. Sì. Perché almeno ho lavorato anche un pochino sul petto. Sì. Vai, dai. Le braccia sono belle in palla adesso, eh. Vai. E andiamo giù. Sentite proprio spremere le vostre braccia, il vostro petto. Giù. Forza, spremete come dei limoni. Vai. Vogliamo grossi noi, vogliamo sempre più grossi. Enormi. Vai. Tosto, tosto. Forza. Su. Ok. Adesso. Andiamo a fare elastico così, so che è un po' difficile ma in realtà non è. Ci giriamo, alziamo le gambe così. Io mi sono già perso ragazzi. E si parte. Ok, all'inizio fate delle prove prima di partire con 5 minuti. Ma io guardo lui intanto perché mi sono perso, chissà tanti come me saranno persi lì. Approfittiamo per guardare bene gli esercizi in questo caso. Quindi cosa facciamo? Andiamo a metterlo sui piedi, così. Ci mettiamo avanti. Ok. Ok, vediamo. Andiamo a riposare ragazzi, adesso un minuto sì. E lo ripetiamo. Un'altra volta. Vi assicuro che il secondo giro sarà posto. Davvero, davvero infernale. Ecco, l'ultimo esercizio sei come me. Non riuscite a farlo perché se manca tempo, fate push down, ovviamente. Esatto, sì, certo. Bene, adesso bisogna rifiatare perché il secondo giro è bello tosto, eh. Sarà veramente, veramente bello tosto. Dimmi quando manca un minuto. 30 secondi. Dimmi quando mancano 30 secondi. 15 secondi. Sì. Dai, dai, ripetiamo. Elastico costa 10 euro. Esatto. Te l'ho portato ovunque. Costa veramente un cacchio. Sta in valigia. Prima di uscire, magari si calmare, siete in vacanza. Fate, vai, 10 secondi. Questo è solo un piccolo circuito, chiaramente, che potete fare con gli elastici. Ma con gli elastici potete fare il dorso, sì. Il petto, potete fare veramente di tutto. Vi aiuterà nelle trazioni, se non riuscite a fare trazioni perché si scarica quel peso. Fenomenale. Da comprare assolutamente. Vai. Via, si parte, vai. Forza. Sentiamo spremere le nostre braccia. Vogliamo farle crescere. Sono come dei figli per voi le braccia, dovete curarle. Forza. Dovete far vedere quanto siete possenti in spiaggia. Il vostro braccio. Anche perché è la prima parte che si vede di nuovo. Esatto. Il braccio grosso. La spalla, la grossa. Conta più il braccio che il pisello. Questo mi vuole chiedere alle donne. Esatto. Bisogna chiedere alle donne che ti stanno guardando in questo momento se è, no, è vero. Ovviamente no. Però. Dai, dai. Se magari c'è qualcuno che dice di sì. Però diciamo che il braccio è il vostro biglietto da visita, no? Quindi. Esatto. Poi magari le donne non. Ok, allora che cosa è successo qua? Ci siamo dimenticati, porca miseria. Cosa? Devo andare? Sì, perché ci siamo sbagliati, non partire. Togliamo. Vai. Ok, dai. Non molliamo. Non so come cosa sia successo.
stavolta il timer. Non è che ha fatto 10 secondi. Boh. Sono un disastro, ragazzi. Ok, pausa, adesso la pausa. Ok, un tricep extension. Tricep extension. È basta questo film. Sentite proprio le braccia spremere quando lo fate, Questo è tosto, questo è tosto. Attenzione, controllate i movimenti e spingete. Boh, sentite il tricipite lavorare, mi raccomando. Dai, tricipite addome ringrazieranno. Dai, dai, questo è l'ultimo giro. Forza. Non molliamo. No. Ok. E ora push down. Push down. Let's go. Dai, dai. Questo sembra un esercizio stupido. È sicuro che non lo è. Ovviamente. Mettete il collo, non state facendo male. Sì, sì. Andiamo giù. Spingete bene, diciamo, sulle spalle. Sì. Non fa male il collo. Verso il basso devi spingere. Non verso l'alto. Meno male. Forza, forza. Facciamo andare queste tricipite, ragazzi. Let's go. Ammolliamo. Forza. Dai. Ok. Uscite in cielo. E ora abbiamo Carl con il secondaggio. Esatto. Sdraiati. Sdraiamo come prima. E andiamo a fare il nostro secondaggio. Via. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, e teniamo 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ok, vai, ora ampia, e i bicipiti sono andati. Piano. Forza. Yeah, a me. Dai, dai. Forza. Dai, vogliamo, dai. Let's go. Arrivati a questo punto, sicuramente questi bicipiti chiederanno pietà. Voi dovete continuare per il loro bene. Forza. Tirate, tirate! Se vi chiedono pietà, vuol dire che avete barato! Diamond! Let's go! Forza, dai, forza! Ok! Siamo quasi, ragazzi! Ho fatto io la personale, facciamo vedere di là, aspetta! Vai, vai, via! Spremete! Spremete, ragazzi, spremete! Forza! Sentiamo questo petto, questi tricipiti di lavorare! Premete, dai, let's go, non molliamo, forza, 1, 2, forza, 1, 2, dai, 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 su, let's go, forza, spingere, spingere, okay. Adesso questo è tosto, questo è tosto, questo è grande di qua, tricipite sbagliato, andiamo a prendere il nostro, così, facilissimo, mettete così, va. Vi girate e nel suo momento vi piegate così, oh, ecco là, questo? Non riesco. Faccio push down. Facilissimo. Push down. Dopo c'è un tutorial. C'è un tutorial dopo. Boom. Boom. Forza, forza. Dai, let's go. Forza. Spremete questi recipiti. Sentite di lavorare. Dai! Ok! Fatto, ragazzi! Adesso, se volete esagerare, riposate un minuto e lo fate un'altra volta, perché vi assicuro che basta, perché... 20 minuti di braccia sono... È tantissimo, però magari quelli secchi come voi, che sono fissati, che non riescono le braccia, provatelo, perché vi assicuro che... C'è un
soluzione ai pesi, quindi sì. Se uno non ha i pesi, sì. Chiaramente ovviamente fanno di più i pesi. Sì, sto dicendo che le lasso fanno di più i pesi. Però è un'ottima soluzione, sì. Insomma, magari portare in vacanza, sì. Se uno non può uscire di casa, se uno è in fretta, se uno non ha i soldi per iscriversi in palestra. Sì, sì, è comodo, veramente comodo. Veloce, rapido. E via ragazzi, mi raccomando adesso iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo. Io direi che prima di vedersi il prossimo video gli facciamo vedere il tutorial dell'esecuzione. Ah, giusto, giusto. Sennò poi è un disastro, c'è tutto un sacco. Mi raccomando, guarda il tutorial adesso. Va bene. Vediamo un po'. Tutorial per legati come me. Allora, l'esercizio è facilissimo. Dovete sedervi per terra. Sì, per e ci sediamo per terra. Ci sediamo per terra, in questo modo. Ok. Io lo faccio di lato. Mettete l'elastico come avete messo prima per fare okay. I bicipiti o... Ah, però bisogna tenerlo fermo. Bisogna tenerlo fermo, sì, in modo tale che non mi scappa. In questo momento, volendo, potete fare questa cosa che è facilissima. Stando in questa posizione, sdraiatevi. Okay. Ruotate e tenete l'elastico, ruotate, ruotate, così. Ok, adesso alziamo, mettiamo la gamba così, mamma, metti la gamba così, ok, molli, molli, così, sì, e lo prendi. Aspetta, ok, no, così ce l'ho. Ma non c'è sul piede, devi mettere sulle caviglie. Così? Esatto. Allora facciamo così, guarda, facciamo così, ancora più facile. Mettiamo l'elastico non sopra i piedi, perché sennò vi potrebbe confondere. Mettiamolo qua già sulle caviglie. Lo teniamo bloccato così, sotto. Adesso facciamo la stessa cosa di prima. Ci giriamo così. Ce l'abbiamo? Ci giriamo e alzo sul collegato, bravo! Ok, adesso. Come vai? Ok. Oh, ci siamo. Ok. E così andiamo a tirare. Tac. Quindi questo, siccome me non siete riusciti a farlo, la prossima volta lo potete fare ovviamente. Vi consigliamo magari prima di cominciare questo circuito, anche se siete mai alla fine del video, quindi avrete già fatto questo circuito. No, la prossima volta. La prossima volta, magari se non siete riusciti, provate a fare prima questo esercizio, imparatelo e poi fate il circuito. Esatto. Adesso ci vediamo nel prossimo video. Bella, bella.